Bene, grazie, scusate questo piccolo ritardo, possiamo cominciare questa conferenza stampa di presentazione del nostro ritiro, settimo ritiro in Trentino, ormai non ho perso il conto, sono veramente tanti, anche se superato la fase di test. Bene, allora io direi di cominciare. Gli ospiti, innanzitutto voi conoscete, Luciano Rizzi, presidente dell'APT della Val di Sole, Fabio Sacco, che è il direttore dell'APT della Val di Sole, Romeo Mengini, che ogni anno ha incarichi diversi da sindaco, vice-sindaco, e quest'anno, oltre ad essere un grande amico dei giornalisti, soprattutto napoletani, è anche assessore allo sport e grandi eventi del comune di Primaro, quindi fondamentalmente ha un ruolo, a parte gli scherzi, un ruolo adatto, diciamo, a quello che probabilmente è il più grande evento dell'anno che voi avete ordinato. Quindi io darei subito la parola a Luciano Rizzi e poi subito dopo ad Alessandro Formusano. Va bene, buongiorno. È vero che siamo giunti al settimo anno e siamo anche felici di questo matrimonio. Per la verità stiamo trattando, come si dice con il calcio, il rinnovo. Ovviamente, secondo i soldi non sono tutto, vediamo anche qualche contropartita tecnica, possiamo mettere il sole innanzitutto, se è la Val di Sole, e l'aria. Io penso che noi siamo molto soddisfatti di avere il Napoli per un lungo periodo, una squadra che non usa il ritiro e che noi non usiamo solamente per dire che viene 4-5 giorni, ma è fatto un ritiro nella maniera più classica. A noi piace questo. Mi piace anche il calore ovviamente della gente, perché dopo 7 anni non si è più solo conoscenti, non si è solamente legati da un contratto, ma anche da un rapporto d'amicizia, che questo è un valore che veramente non viene mai coperto dal denaro. Per cui noi siamo impegnati a proseguire con questo matrimonio, siamo convinti di riuscirci. L'assessore della piccola ci ha dato mandato di poterci esprimere in questa maniera e quindi saremo felici di vedervi per tanti anni ancora di Marco. Grazie. Bene, e io adesso darei la parola quindi ad Alessandro. Alessandro, il nodo cruciale che vogliono tutti conoscere è naturalmente la data. Da qui io direi che possiamo partire, no? Sì, la data non ce l'abbiamo. Bene. Intanto voglio dire, ricambio i sentimenti del Trentino e soprattutto desidero esprimere anche a nome del Presidente il nostro compiacimento per questa collaborazione che prosegue da tanti anni e che proseguirà certamente per molto tempo ancora. Ci sentiamo a casa e questo soprattutto grazie alle persone, sicuramente i luoghi molto belli, ma la capacità organizzativa, diciamo, tutta la macchina che funziona perfettamente. Io lo dico molto spesso, soprattutto quando poi ci raccontiamo con dei problemi che incontriamo nel nostro territorio, diciamo, andare in questi territori e avere una piena disponibilità fattiva, operativa, che produce dei risultati eccellenti, è estremamente piacevole. Vado subito nel dettaglio. Le date che sono state, diciamo, individuate dallo staff tech, quindi da Mr. Stadi, dal direttore Giuntoli, il direttore sportivo Giuntoli, sono: arrivo il 5 e partenza il 25 luglio nella ipotesi, diciamo, di preliminare per l'accesso alla fase da gironi di Champions League. Invece nella più, diciamo, come dire, auspicata ipotesi di un accesso diretto alla Champions League, arriveremo a Di Maro l'8 per ripartire il 27 di luglio. Ovviamente faccio dei cenni a quello che è, diciamo, l'impianto organizzativo di queste giornate. Ci vedrà sempre protagonisti, diciamo, in un rapporto simbiotico con il territorio, ma soprattutto con i nostri tifosi. Quindi posso dire sin d'ora che il villaggio che il Calcio Napoli organizza al di fuori dello stadio anche quest'anno sarà realizzato, sarà migliorato e implementato, e ricordo che è un villaggio in cui l'accesso è assolutamente gratuito, riservato ai bambini, è dotato di una serie di giochi, di intrattenimenti gonfiabili, ovviamente di hostess, di
e di persone deputate all'intrattenimento dei bambini, e che quindi è un modo anche confortevole per le famiglie per magari lasciare i bambini lì e assistere agli allenamenti. Ci saranno una serie anche di facilities, oltre che ovviamente nelle prossimità dello stadio il negozio, l'Official Store Calcio Napoli, nel quale potranno poi trovare tutti i nostri prodotti, ovviamente la nuova maglia che presenteremo nelle prossime settimane. Avremo poi un intenso programma di piazza, definiamolo così, dove sapete che negli anni abbiamo avuto l'opportunità di portare a Di Maro artisti famosi, artisti napoletani che hanno intrattenuto le serate dei nostri amici presenti, quindi sicuramente avremo almeno due date con gli artisti di Made in Sud. Nel pomeriggio vedo Gino Rivieccio che dovrebbe confermare la sua presenza, poi avremo sicuramente una serata di musica con il nostro DJ Bellini, e stiamo pensando a molte altre cose. Insomma, non mancheranno le gare amichevoli durante la nostra permanenza, quindi come sempre il programma della presenza del Calcio Napoli in Trentino è un programma fitto, intenso, e che come sempre accade credo porterà tutto il territorio nella valle. Bene, grazie Alessandro. Fabio Sacco, vuoi dire qualcosa prima di dare la parola ai giornalisti che potranno fare le domande a chi vorranno? Grazie Nicola, grazie al dottor Pisano, alla società. Soltanto un saluto da parte mia. Il programma che ha esposto il dottor Formisano è assolutamente di primissimo livello anche quest'anno, e saremo lieti di ospitare tutti i sostenitori, oltre che chiaramente tutti voi, durante le tre settimane del ritiro del Napoli in Val di Sole di Mara Folgarida. Per dare un piccolo assaggio di quello che i tifosi e i sostenitori della squadra troveranno quest'anno in Val di Sole, vi abbiamo portato un nuovo video che racconta un po' in tre minuti la nostra offerta legata all'outdoor e allo sport. Naturalmente il video che poi sarà a vostra disposizione tramite i nostri uffici, qualora auspichiamo avrete voglia di distribuirlo sui canali televisivi.
Bello, complimenti, è stato bello. Allora, quindi adesso vi faremo poi avere il link, il link lo diamo poi a tutti quanti. Possiamo quindi, credo, no, iniziare? Sì, possiamo cominciare con le domande. Chiaramente la presenza di Lorenzo e Raul ovviamente mi spingono a fare delle domande di carattere sportivo, però mi auguro che prima di andare a quelle ci siano delle domande che riguardano il nostro ritiro. Parte Mediaset. Sì, allora visto che i colleghi spingono affinché li faccio tutti io le domande, grazie, mi possesso il microfono. Parto da Alessandro Formisano. Senti, Alessandro, in assoluto sarà il ritiro più importante quest'anno in Trentino, considerando che c'è un'inversione di tendenza, tutti quelli che ci sono ci saranno anche l'anno prossimo e soprattutto oramai c'è veramente un livello altissimo, quindi è una stagione importante che parte proprio dal Trentino. E quali saranno le novità? Ma insomma, credo che la cosa importante di questo ritiro sia, non penso che sarò smentito, la presenza di tutti disponibili subito per lo staff tecnico, insomma, quindi credo che questa sia la più importante novità. Poi per il resto, insomma, ovviamente qui dovrebbe rispondere probabilmente lo staff tecnico, insomma, però noi siamo in questa valle, ripeto, con soddisfazione perché ci danno tutte le opportunità di ottenere il massimo del supporto, e questo è quello che tengono particolarmente a sottolineare. Quando negli anni gli staff tecnici dell'allenatore hanno espresso esigenze particolari, il Trentino c'è sempre stato vicino, quindi sicuramente è un connubio perfetto. Una per Lorenzo Insigne e poi una per Raul Albiol. Senti Lorenzo, bisogna chiudere probabilmente alla grande questa stagione, poi però parliamo di ritiro, è lì che inizierà una stagione dove tutti voi come gruppo vi augurate possa accadere qualcosa di importante. Possiamo dirlo che questo gruppo è maturo per quel qualcosa di importante? Io penso di sì, perché queste ultime partite lo stiamo dimostrando che siamo un gruppo unito, maturo, e sicuramente da quest'anno a Vimaro partiremo con altri obiettivi di dare qualche soddisfazione in più ai tifosi, ma soprattutto a noi che stiamo lavorando da lavorare insieme e cercare di raggiungere un obiettivo importante che speriamo che l'anno prossimo si realizza qualche sogno. Ecco, il sogno, Raul, si chiama Scudetto. Mi ha molto colpito una cosa che hai detto dopo Napoli-Fiorentina, che questo Napoli ti ricorda la Spagna che ha vinto europei o mondiale. Visto che ti ricorda quella Spagna, manca qualcosa o negli ultimi tre mesi vi sentite pronti e dal 20 agosto l'obiettivo sarà proviamole a vincere tutte, proviamoci? Bueno, l'ho detto perché la forma di giocare e divertirsi in campo è simile, no? Lo che ho vissuto alla nazionale 2008, 2010, 2012, no? Dove la Spagna ha vinto tutto. Noi sappiamo che per vincere qualcosa di importante dobbiamo lavorare tanto, no? Tutti il sogno dello scudetto, però sappiamo che l'anno prossimo va a essere durissimo e per vincere uno scudetto è difficile, sono squadre forti e anche noi sappiamo che abbiamo la potenzialità di farlo, però sono tante giornate dove si deve lavorare e non lasciare scappare punti, no? Come ha fatto quest'anno. Per questo ti dico che piano a piano, no? Dobbiamo pensare in questa partita e dopo quando inizia il lavoro a Trentino sono partite prima importanti e dopo già si penserà in campionato e in fare un grande campionato che sappiamo che lo possiamo fare come abbiamo fatto questi anni, però dobbiamo migliorare ancora di più. Sky! Buon pomeriggio, ben trovati. Comincio dagli amici del Trentino. Il Napoli ha scelto voi negli ultimi anni, penso sia tra l'altro l'ottava stagione che siamo in Trentino, da 7 a Di Maro, tra l'altro tutte stagioni poi terminate con qualificazioni europee, tutte stagioni importanti. Quindi il Napoli vi ha scelto anche con una metodologia di lavoro abbastanza tradizionale, no? Il classico ritiro, e da voi ha avuto tanto. Ecco, è possibile dopo un bel po' di stagioni anche per voi fare un bilancio sintetico? Cosa vi ha dato il Napoli non solo in termini economici ma anche di immagini, di relazioni? Guarda, io ti dico che partendo dal primo anno in poi c'è stata un'escalation sempre più
importante sia in ordine alle presenze sul territorio dei tifosi del Napoli, ma non solo. E devo altrettanto dire che questa escalation non deve finirsi il settimo anno famoso, no? Il matrimonio, il settimo anno, la crisi del settimo anno. Cioè, io credo veramente che c'è un legame stretto tra la nostra piccola comunità, parlo della comunità di Di Maro, ma tenete presente che la Val di Sole sono 15.000 abitanti, quindi è una parte di un quartiere di Napoli, quindi immaginate voi quello che ha voluto dire, sia in termini di comunicazione, di amicizia, di vicinanza con tutti voi. E a dire la verità, quando vengo a Napoli, ma veniamo a Napoli spesso, anche se non siamo magari anche di nascosto, veniamo a vedere la partita, veniamo a vedere il Napoli, veniamo a vedere, ad apprezzare il gioco del Napoli. E io che ho giocato a calcio, mi piace molto, e io credo che scaramanticamente non bisognerebbe mai dire, ma io ho visto una squadra perfetta, e la perfezione della squadra, del gioco del calcio che pratica, è anche il frutto di un entourage tecnico e di alta professionalità, ed è per quello che anche al presidente, dal mio punto di vista, devo dire grazie. Come avete visto, ho l'incarico, ho accettato di andare in giunta comunale solo ed esclusivamente per cercare di non perdere questo rapporto, perché a dire la verità, dopo due legislature qualcosa, si arriva ad essere sindaci stanchi, e quando sei stanco non hai le idee proprio immediate, no? E di conseguenza mi sono assunto questo onere e cerco di portarlo a termine, e lo porterò a termine senza dubbio, come avete sentito dal presidente dell'azienda di promozione turistica, che ha rapporti diretti con il nostro assessore competente, ci ha assicurato dal punto di vista finanziario, per il resto per noi sono qui squilli. Sì, a Raul. Raul diceva Romilio Mendini, una grande squadra, io aggiungo anche un grande gruppo. Noi giornalisti talvolta proviamo a sintetizzare tutto in un titolo, no? Stiamo raccontando da un po' che tra di voi c'è un patto. Restiamo tutti quanti insieme, proviamo a fare davvero qualcosa di importante nella prossima stagione. Ci puoi raccontare qualcosa in più? Esiste davvero questo patto tra di voi, la consapevolezza che è arrivato il momento giusto? No, allora, noi sappiamo che siamo un grande gruppo e una grande squadra, che ci siamo tutti uniti, rimaniamo tutti qua e possiamo fare grandi cose, no? Anche il mister, no? Questo è normale, lo sappiamo. Tutti, dopo la forma di giocare, di divertirsi in campo, è difficile trovarlo in un altro posto, però sapendo che per vincere un scudetto o qualcosa non è facile, non è dire no, l'anno prossimo sicuro si vince perché stiamo giocando bene, siamo una grande squadra, si vince sicuro, no, l'anno prossimo se vogliamo vincere il scudetto si deve lavorare tanto, fare 38 partite buone e fare tanti punti, no? Di fare 90 punti per vincere un scudetto. Allora che il primo passo è pensare in stare tutto il gruppo, rimanere tutti qua e iniziare piano piano, però con la mentalità di che si può arrivare, però con tanto lavoro e tutti insieme, no? Come abbiamo fatto il secondo girone di questo campionato, che penso che questa è la strada, no? Che si deve continuare. Per Lorenzo, sei un 10 di fatto tu, al di là della maglia che indossi, la 24. In questi giorni si parla tanto di Francesco Totti, sarà l'ultima con la Roma, chissà se anche l'ultima da calciatore. Ecco, che cosa ha rappresentato, che cosa rappresenta per te Francesco Totti, e che pensiero ti ispira questo momento, immaginando anche un po' il suo travaglio interiore arrivato praticamente all'ultimo passo? Mi spiace sempre perché è stato e è sempre un campione. Lui è andato tanto per la sua città e gli faccio tanti complimenti perché ha rifiutato a tante proposte importanti per giocare sempre con la stessa maglia e è riuscito a vincere lo scudetto con quella maglia. Sono contento per lui perché
ha lottato sempre per la sua città. Poi io spero di fare la sua stessa, tra virgolette, carriera, di rimanere qua più a lungo possibile, e spero anche io un giorno di vincere un trofeo importante in questa maglia, perché l'ho sempre sognato e lo sognerò sempre. Corriere dello Sport. Buonasera, buonasera a tutti. Chiedo una cosa a Minghini e poi ai ragazzi. Quanti e quali margini ci sono per proseguire, come diceva lei, questo connubio insieme? C'è la nostra grande e tanta buona volontà per poterlo fare. Bene, grazie. E poi faccio a Lorenzo Raul la stessa domanda. Se questo è il Napoli più forte in cui avete giocato, e cosa serve, quanto può ancora migliorare secondo voi, se può migliorare? Io sto qua da 5 anni, penso, e credo che Napoli in questi gli ultimi 2 anni è cresciuto molto, perché si vede veramente la mano dell'allenatore che ci insegna tanto e ci insegna a giocare a calcio. Non che noi gli altri anni, io con altri allenatori, il Napoli giocava male, però penso non solo io ma anche tutti voi tifosi vedono un gioco importante e un gioco di squadra. Io speriamo che cresciamo sempre di più anche il prossimo anno, perché se continuiamo su questa strada ci possiamo togliere tante soddisfazioni. Quindi è il più forte Napoli in cui ha giocato? Secondo me sì, perché ti ripeto, giochiamo a calcio, ma la cosa più importante è che siamo un gruppo unito e ci divertiamo. Quelle sono le cose fondamentali. Bisogna andare sempre in campo e divertirsi e cercare sempre di fare risultati e andare avanti. La stessa anche a Raul. Sì, penso che solo numeri, no? La statistica di questa squadra ha fatto record di tutto, e questo vuol dire che sì, è la più completa, perché sono qua, la stagione è andato crescendo la squadra, e adesso siamo soprattutto una rosa, no? Sono tanti giocatori che possono giocare, il mister ha tanto, può cambiare tanto, e la squadra continua a un livello alto, no? Questo è importantissimo, e per questo, vedendo, no, i numeri che ha fatto questa squadra, è normale che la più forte, la più completa. Repubblica! Io vorrei cominciare una con Formisano, Alessandro. Volevo chiederti, visto che ormai le date ci sono 5, ci sono novità sulla partita che dovreste fare con Maradona inizio luglio, per quanto riguarda la data o anche proprio l'organizzazione? Ci stiamo lavorando, io ho parlato con stamattina abbiamo parlato con il sottoprocuratore, e stiamo lavorando su una serie di dettagli, quindi non siamo ancora in grado di confermare i dettagli della data, perché so che Diego avrà degli impegni immediatamente prima e immediatamente dopo con la FIFA, e quindi non abbiamo ancora definito una data precisa. Potrebbe essere il 4 una data. Potrebbe essere. Ciao Lorenzo. Credi che Mertens possa vincere la classifica cannonieri con la partita di Genova? Aiuterete insomma a superare Genova? Sì, lo aiuteremo come abbiamo sempre fatto e ci aiutiamo tra di noi. Io spero che lui diventa capocannoniere, perché il nostro compagno di squadra è sicuramente va aiutato, lo metteremo in condizioni di fare gol e di fargli vincere questa classifica, perché se lo merita, e spero che la vinca lui. Rai. Sì, eccomi. Al Presidente volevo chiedere se siete fatti un conto per avere un'idea dell'affetto, no, che accompagna il Napoli in questi 6 anni dei numeri, cioè di quanti napoletani sono arrivati in Val di Sole in questo periodo. Sì, rispondo volentieri. Intanto rispondo con l'inizio di quando 7 anni fa Trentino Marketing ci ha proposto il Napoli come ritiro. Abbiamo avuto tante squadre in Val di Sole, tante del nord, e con tanti problemi, con tanti tifosi, e chiaramente voi potete immaginare che qualche perplessità c'era. E ieri ho fatto notare questo ai ragazzi dell'Università di Napoli, dove abbiamo presentato proprio l'esempio di ritiro del calcio. In 7 anni non abbiamo avuto un problema con un tifoso del Napoli, e questa è una cosa che ci tengo a dire qui, specialmente per i napoletani. E l'altra cosa che ci piace anche ricordare
perché noi non ci basiamo sulle statistiche di provenienza. Ovviamente tutti i turisti che vengono dal di sole sono divisi per località, per provenienza, stato e regione. Nel caso del Napoli non prendiamo questo dato in maniera assoluta, perché ovviamente molti napoletani non è detto che abbiano residenza a Napoli, anzi è esattamente il contrario. Semplicemente vi do un dato: il mese di, lo dico per Matteo De Laurenti, scusate, altrimenti faccio tutti i conti, il mese di luglio, che è diventato turisticamente un mese non facile, Di Maro e strettissimi dintorni fanno le stesse presenze di tutto il resto della Val di Sole, che conta ben 11.000 posti letto al Belviro, 4.000 ad Est Belviro e altri 30.000 per Est Belviro. Quindi questo è il potenziale che per noi è il Napoli. E poi percepisci tutti i tifosi vestiti d'azzurro, una valle di turisti vestiti d'azzurro, è vero che non ci risulterà nei dati, ma è vero che per noi è molto importante, considerando che luglio è diventato un mese turisticamente difficile, perché una volta era il mese che era destinato agli anziani quando avevano le convenzioni con i comuni sono sparite, l'anziano che ha soldo ciò lì in agosto e luglio non veniva, per cui egoisticamente è importante. Va anche detto che poi il rapporto, il fatto di non avere problemi, il fatto che noi siamo contenti e viceversa, perché viviamo anche come ente turistico di soddisfazione, non solo contiamo quante persone vengono per il Napoli, ma immaginiamo quante persone vanno a casa e parlano bene della Val di Sole, e questo è un dato che non riesce a stimare, ma di cui noi siamo molto soddisfatti. Se posso aggiungere, no, nel senso che lui ha detto delle cose assolutamente ovviamente vere, ma che poi sono anche un po' la cosa che più ci interessa, cioè noi quando siamo a Di Maro abbiamo l'opportunità spesso di incontrare famiglie di tifosi non residenti in campagna, ed è un'opportunità fantastica, lo è per noi, per i giocatori che hanno dei momenti, diciamo, di immersione nella folla, e lo è per loro, perché chiaramente una squadra i cui tifosi viaggiano da tutta Italia è anche diciamo, un'opportunità per avere stanziali dei clienti nella valle, e per quanto lui non si sia sbilanciato per il timore di dover pagare di più, solo 24 ore gli ha fatto un po' di conti in tasca qualche settimana fa, e credo che la popolazione estiva del Trentino valga il 25-30% del totale. Che cosa vuol dire? Che sono stati molto bravi a far sì che un posto dove normalmente uno pensa di andarci d'inverno a sciare, e posso testimoniare che ci sono stati quest'inverno, sono bravissimi, sono stati talmente bravi da far sì che questo posto diventasse attrattivo anche nel periodo estivo. Faccio una velocissima a Lorenzo. Visto che ci sono due date per la partenza, se ti dicessero, la società dice devi prenotare tu i voli per il 5 o per l'8, quale data secondo te è quella della partenza, cioè quella legata al secondo posto o a quella ai preliminari? Tutta la vita l'8, poi sappiamo che è difficile ma non è impossibile, noi sicuramente andiamo a Genova per fare risultato come sempre, poi alla fine della partita vediamo il risultato della Roma, però l'importante è che andiamo a Genova con la voglia di fare risultati e di finire bene questo campionato. Gazzetta dello Sport. Sì, rubo proprio 30 secondi a uno dei due ragazzi, grazie per non averci smentito sulla cosa del patto, se no andavamo in difficoltà, ti vedevo. Fatemi capire soltanto una cosa, tutto quello che avete detto, cioè c'è la consapevolezza anche che il prossimo anno però si parte con altri obiettivi, come diceva Lorenzo, e quindi con un pizzico di pressione in più addosso. Magari Raul ha già giocato in gruppi che poi hanno promesso di vincere e hanno vinto. Avete anche questa capacità, cioè quella eventualmente di sopportare questa piccola pressione in più che ci sarà il prossimo anno su di voi? Sì, bueno, questa pressione penso che portiamo due anni già con lo stesso allenatore, la stessa squadra, lo stesso forma di giocare, penso che noi la pressione sappiamo che partita a partita e vincere perché possiamo farlo, no? Abbiamo fatto tante partite vincendo il secondo girone, abbiamo fatto tanti punti e come ho detto prima questa è la strada che deve continuare questa squadra e l'obiettivo è chiaro, è normale che competire nello scudetto con grandi squadre che per vincere deve fare 90 punti. Però penso che la pressione dopo due anni con lo stesso allenatore, lo stesso compagno, tutto uguale,
non cambia nulla, no? Alla fine abbiamo, se andiamo a preliminare, c'è pressione già in agosto, già due partite che sono già che giochi tutto, no? Penso che non vedo problema in questo della pressione per vincere lo scudetto. Se arriviamo a mancare due giornate e siamo primi, poi guarda, ti dico che un po' di pressione sì c'è, no? Però prima giornata, no? E dopo che c'è tanto per lavorare e per vincere le partite, penso che no. Vlade Vistis. Chiedo a Lorenzo, ci sono tante date, tante partite che vengono individuate come partite svolta per la crescita del Napoli, si possono fare tanti ragionamenti, per quanto ti riguarda ce n'è una in particolare, che è quel secondo tempo di Udine, eri arrivato 12-13 giornate senza gol, ne hai fatti due lì, è stato un fatto mentale che ti sei sbloccato e poi da lì ne hai segnati 19, oppure è stato anche un fatto legato a dei movimenti diversi che avete iniziato ad assimilare tu, Mertens e Caglievon giocando più vicini? Secondo me era più un fatto mentale che non riuscivo a sbloccarmi, però lo so che i tifosi qua si aspettano sempre qualcosina in più da me perché sono napoletano, è anche giusto, un po' la pressione del tifoso, un po' io non mi sblocco mentalmente e non arrivo al gol, però l'importante è che poi a Udine sono arrivati, poi con questo nuovo tridente che ha schierato il mister, penso che è andato molto bene. Era più, ti ripeto, più un fatto mentale che altro, però l'importante è che è andata bene, abbiamo fatto un grande campionato tutti e manca l'ultima partita e bisogna stare ancora concentrati perché dobbiamo finire bene questo campionato come abbiamo iniziato. Ok, allora io ringrazio i giocatori, prima l'ultima per una curiosità per Lorenzo, non so se il direttore Colpisano ti ha avvisato che nel giorno libero e ritiro ti dovrei lanciare col paratendio come hai visto nella clip. In due. Come in ghino. Allora ringraziamo i giocatori che devono raggiungere il gruppo per la sera di allenamento. Raul, una foto con te ai piedi qua. Facciamo una foto di gruppo tutti quanti insieme. Ok, grazie, allora riprendiamo, ringraziamo Raul e Lorenzo, ci vediamo in Trentino, Lorenzo, grazie. Sì, allora riprendiamo con Repubblica, sì. Un attimo di silenzio, riprendiamo con Repubblica. Sì, al Rizzo, salve, buongiorno. Ma volevo chiedere, per quanto riguarda le amichevoli che sosterranno a Napoli, saranno sempre tre le amichevoli del Trentino? Saranno sempre tre, di sicuro. Diciamo, a diversi turpalli ovviamente, sempre ci vada che sono un amichevole un po' più importanti del solito, ma ovviamente questi sono i nostri auspici perché poi tocca all'allenatore evidentemente, per cui noi possiamo solamente chiedere umilmente quello che sarebbe il nostro sogno. Ci sono altre domande, altre curiosità? Allora, microfono Molaro per Telegram Vitale. Sì, una domanda ancora al dottor Formisano, ma anche ai responsabili del Trentino. Ai responsabili del Trentino parlavate di amichevole, ma quindi c'è la possibilità di farla casomai a Trento o comunque a Di Maro ci saranno sempre le due amichevoli e se c'è qualche iniziativa nuova per quest'anno, visto i tanti anni che ormai si sono susseguiti proprio a Di Maro, c'è qualche altra comunità che casomai è coinvolta, mentre al dottor Formisano i tifosi spesso hanno chiesto il contatto, no, a Di Maro con i calciatori, per alcuni motivi l'anno scorso non c'è stato, per dire l'incontro a Forgarda per esempio, quest'anno avete pensato di fare qualcosa in più ancora per i tifosi? Ma io sul tema del fare qualcosa in più, diciamo, vorrei esprimere un concetto generale, nel senso che io credo che nei limiti di quello che sia possibile facciamo il massimo ogni volta e quindi se il qualcosa in più è qualcosa che oggi non abbiamo ancora pensato, ci penseremo. I tifosi incontrano i nostri giocatori stabilmente, cioè nella sessione mattutina, nella sessione pomeridiana dell'allenamento c'è cioè in bacheca un programma rigido in cui i giocatori incontrano i tifosi, sì, credo che quello poi sia quello che la gente vuole veramente, potervi toccare, farsi una foto, un selfie, un autografo, insomma, credo che in questo diamo la massima disponibilità, non dobbiamo dimenticare
che è un posto ed è un periodo in cui la squadra, sebbene non con la pressione delle gare, però si prepara al campionato, quindi poi se ci sono rispetto al programma delle variazioni leggere che non influiscono cioè, in maniera significativa, questo può capitare, insomma, assolutamente umano. Una almeno a Trento, direi sì, noi spieghiamo due guardi sole. Canale 34 e poi TV Luna. Allora, per Nicola Lombardo e per Alessandro Formisano. L'anno scorso abbiamo avuto un po' di difficoltà, no, a raccontare a Napoli quello che accadeva, è vero, tanti tifosi che vengono su a seguire il Napoli, vengono un po' da tutta Italia, ma per i tanti colleghi, i tanti emittenti che vengono su a Di Mario, avete pensato qualcosa per far raccontare meglio quello che accade a Di Mario anche a Napoli o sarà come al solito? No, pensiamo che quello che noi facciamo sia più che sufficiente, dobbiamo ricordarci che questo è un ritiro che serve ai tifosi per stare vicino alla squadra, ma soprattutto alla squadra per impostare bene la stagione. Cioè, io ho sentito addirittura parlare di gente che si lamentava per le firme dei giocatori sono un impegno che tutti quanti i giocatori fanno e che durano dai 45 ai 60 minuti, tutti quanti i giorni, tutti quanti i giocatori a sessione. Sono cose che negli altri ritiri delle altre squadre avvengono in una misura molto minore. Ora, il fatto che il Napoli abbia fortunatamente una miriade di televisioni private, di siti che nascono come i funghi e che possono nascere anche mentre stiamo parlando adesso noi, per la voglia di qualunque ragazzo che voglia con un buon grafico aprire un sito e da domani proporsi, è una cosa molto positiva, ma non si può pensare che una società di calcio, un'azienda, una struttura possa reggere un impatto di qualunque dimensione solo perché c'è una richiesta. Io penso che quello che noi abbiamo fatto e che facciamo sia molto importante. Mi meraviglio che ci siano ancora dei dubbi e delle critiche in questo senso. Chiedo scusa, forse sì. Non... In passato abbiamo avuto tanto da raccontare, no? Si organizzavano almeno una volta a settimana conferenze stampa. Io in quel senso dicevo, parliamo delle conferenze stampa per farci insomma per il po' più in allora, questo è un altro discorso. Io quello, perciò mi sono permesso di interromperti per specificare meglio qual era il discorso. Dipenderà anche dalla disponibilità del nostro allenatore, da un lato, a fare più conferenze stampa. E se c'è la richiesta di avere più conferenze stampa cercheremo di farlo. C'è uno che l'anno scorso non c'è stato stadio. Certo, va bene. Sicuro sì, una. Ah, c'è l'Alessandro? No, beh, ha risposto. Ah, che vi faccio? Ripeto. Allora, tipo l'una. Una curiosità innanzitutto, visto che l'anno scorso su quella foto all'inizio di ritiro, insomma, che presentava tanta fortuna non ha portato, fece qualche soggetto un po' così, voglio sapere quest'anno chi saranno i testimonial della foto? Quest'anno abbiamo pensato di mettere solo lo stadio perché almeno quello che nel comune non possiamo vendere. Perché non c'è dubbio. Invece magari a Formisano. Quanto è difficile per il calcio Napoli e quanto sarà ancora difficile per gli anni a venire resistere alle sirene delle tournée estive al posto di un ritiro come quello che fate in Trentino? Ma diciamo che noi in questi anni abbiamo sempre costruito gli impegni del pre-stagione, ovviamente d'intesa con lo staff tecnico, e anche se non ci sono state tournée di lungo periodo, abbiamo sempre fatto sì che diciamo, le esigenze dello staff tecnico, della squadra, con le esigenze anche se vogliamo commerciali e diciamo, i desideri dei tifosi fossero tutte quante compendiate. Insomma, negli anni abbiamo giocato, proprio qualche giorno fa ricordavo, abbiamo giocato l'Emirates Cup a Londra, abbiamo giocato
l'anno precedente il trofeo Gamper a Barcellona, insomma, quindi non ci siamo mai evitati questa possibilità. Insomma, adesso con l'allenatore, a partire dalla prossima settimana, ragioneremo su quelle che sono le esigenze, i carichi, la volontà di avere avversari più o meno impegnativi, e conseguentemente finalizzeremo il lavoro che è stato svolto durante questo inverno di preparazione, di relazione e di contatti. Ovviamente si privilegia sempre il risultato sportivo rispetto alla possibilità di guadagnare qualcosa in più in un viaggio magari troppo lontano. C'è ancora un'ultimissima domanda da parte di Diario As. Sì, salve. Dottor Provisano, volevo chiedere innanzitutto se la maglia sarà presentata a Di Maro e se ci sono delle novità anche per la compagnia Bonamenti, se sarà presentata prima o dopo il ritiro, se ci sono delle idee diverse. Sì. Io penso che una delle tre maglie sarà presentata durante il ritiro, sicuramente. E per quanto riguarda la compagnia Bonamenti, stiamo lavorando su un mix di prestazioni aggiuntive in collaborazione con alcuni nostri partner, in particolare diciamo, nel corso della stagione, mi piace ricordarlo, abbiamo lanciato la collaborazione con due importantissimi diciamo, epicentri culturali della città, che sono il Museo Archeologico di Napoli, dove abbiamo anche scattato il calendario, e il Museo Madre, il Museo di Arte Contemporanea, che al momento offrono a tutti i nostri abbonati la possibilità di accedere gratuitamente allo stadio nei loro musei fino al 31 dicembre, per cui diciamo, stiamo lavorando su questa strada, cioè quella di intensificare i privilegi per gli abbonati. Ma verranno presentati al Faro? No, penso prima. Beh, allora, aspetta, c'è cioè, l'ultimo. Volevo solo Fabio ricordare che prima non l'abbiamo fatto, che siamo anche molto contenti che per il secondo anno di fila, durante la nostra trasferta qui a Napoli per la presentazione del ritiro, ieri siamo stati ospiti dell'Università di Napoli Partenope, dove insieme al presidente, a Romeo Menghini e a Nicola Lombardo abbiamo un po' raccontato agli studenti l'esperienza del ritiro del Napoli come elemento di marketing turistico, e quindi è un'altra bella partnership che per il secondo anno ci lega ancora di più alla città. Bene, un ringraziamento a tutti quanti, grazie per essere stati qui. C'è questo splendido buffet che è stato, che forse avete già visto, organizzato dal Trentino, e per i giornalisti che saranno invitati domani, aspettiamo alla conferenza stampa del nostro allenatore del Trentino. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qui dopo,